Allora, io non conosco bene il festival del film. Mi potrebbe spiegare come e perché è nata la sua passione, ma anche qual è il suo ruolo nel festival? Perfetto, sì. Io ho sempre amato il cinema, l'ho sempre guardato, ho sempre avuto un'attenzione più nel linguaggio visivo e nelle musiche, però anche ovviamente nelle trame, nelle storie. E questo mi ha sempre accompagnato per tutta la mia vita. Per cui quando sono arrivata a Locarno e ho visto Piazza Grande, tutte le persone che c'erano, questo mondo così internazionale, mi sono innamorata. E dall'altra parte appunto il mio lavoro qui è un lavoro operativo, quindi c'è tutta una parte di direzione artistica e poi c'è la direzione operativa. La direzione operativa è quella che si occupa di capire tutta la logistica, dove mettere le sedie, come far funzionare l'app o il sito, come organizzare anche tutti gli eventi che ci sono intorno al festival, la gestione delle sale, della sicurezza. Quindi è un lavoro abbastanza complicato, c'è dentro anche tutta la parte di comunicazione e marketing. E quindi ci sono vari dipartimenti e io aiuto poi anche il mio capo, che è il direttore operativo Rafael Brunschwig, a gestire tutto quanto. Da bambina, che lavoro avrebbe desiderato fare? Volevo fare la surfista, oppure lavorare nel mondo dei Lego. Questo era quello che volevo fare. Dopo un po' crescendo, l'astronauta. Ok. E cosa pensa del suo lavoro? È tra virgolette facile o piuttosto difficile? È difficilissimo, però è molto bello, è appagante. È complicato perché il festival è molto complicato, è una macchina grandissima fatta di tantissime dimensioni diverse, però poi la soddisfazione di vedere in questi 10 giorni tutte le persone, i film, gli incontri, i sorrisi, questa è la cosa più bella del mondo. Quando è venuto il Festival de Locarno? Mi piace perché è un momento di collettività, è un momento di scoperta, è un momento di arte ed è un'arte che può parlare a tante persone diverse, dalla persona più attenta all'industria del cinema e magari ai film e ai linguaggi più complessi, ma anche a chi poi arriva in Piazza Grande e può vedere un film anche meno complesso, però sempre con dei messaggi molto belli e molto forti. Lei, se dovesse girare un film che venisse poi proiettato al festival, il film di cosa parlerebbe? Parlerebbe quasi sicuramente di un musicista o una musicista. Non saprei ancora dire chi, anche perché uno dei miei film preferiti è Amadeus, che parla di Mozart, ed è già stato fatto ed è già bellissimo, per cui non lo rifarei, ecco. Però sicuramente parlerei di un musicista o una musicista, anzi molto probabilmente di qualche musicista donna poco conosciuta. Per farla conoscere un po'. Esatto. Okay. E per dare ispirazione alle nuove generazioni.